belli chicchi e benvenuti in questa nuova puntata del torneo coatto, quarti di finale, il ritorno. Lascia subito un like e partiamo subito. Nella scorsa puntata abbiamo scoperto i primi semifinalisti, a Magica Roma e il Kebabullo, Liverpool de Salah. Se vi siete persi le puntate precedenti, vi consiglio di cliccare qua. Ah, già l'avete viste? E allora buona visione, chicchi. Ve facciamo culo a strisce, com'è andata? Non ci pensa proprio Zlatan, stasera non fotti. C'hai detto Zlatan non fotte? Zlatan fotte tua madre, tua zia, tua nonna, tua bisnonna, tuo cane pure. Vai Samir, vai! Oh, Maicon, chiudi, Maicon, chiudi! Vai Samir, gol de Samir, subito, silenzio tutti. Maicon, fatte 12 birre prima della partita non è stata una grande idea, eh? 12, pivelli. Samir beve talmente tanta birra che quando fanno analisi del sangue devono inclinarlo per non fa schiuma. Oh, oh, Maicon, ma dove sta na? Forza, grande Marcello! Sì, vai Maicon, vai! Ecco, l'hanno fatto, no! Vai, mini Zlatan! Ho fallito, padrone, no! Ti è Zlatan, becca di sto colletto di rovesciata, niente male, guarda, col battimuro. Pem, 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 Che ve ne pare? Mica male, eh? Ridi, ridi. Ricorda proverbio. Ride bene se ride Zlatan, se no nessuno ride. Padrone, ho segnato, padrone! Bravo, dopo ti preparo pasta carbonara con dentro rame. Vai ancora, mini Zlatan, insisti, vai, vai! Vai che sei più forte di tutti, tranne di me, ovviamente. Dai, ragazzi, che ce la possiamo fare, dai, mi raccomando! È vero, Speranza è ultima a morire. Anzi, è penultima, perché ultimo è Zlatan. Dai, Marcello, dai, Marcello, dai, sì! Gli hai levato a Zlatan. A Zlatan, ma avrei tanto voglia di prenderti a calci sulle gengive. Guarda come si fanno i numeri. Sì, infatti hai perso, dai, Maicon, dai, sì! Ma che sei, Tarzan? Sì, Zlatan, attacca da staliana, ti è. Hai voluto scatenare potere del rame. Eccolo qua. Silenzio adesso. Comanda Zlatan. Maledetto, maledetto, maledetto! Per favore, non bestemmiare. Siamo in un luogo religioso, eh? No, che ti sei magnato, Marcello! È l'arco della vittoria, no! E adesso tornate a casa a piedi. Perché a piedi c'avevamo le macchine? C'avevate macchine! Prima di conoscere Samir c'avevate macchine. Oh, ma dopo tutti quei fischioni che avevamo fatto all'andata, mi siete pure presentati a ritorno! Io non ci volevo manco venire! Stai zitto e gioca! Vabbè, basta che poi non ci denunciate! Oh, siete pronti? Già vi sto a far girare la caposcia, tiè. Oh. Grande sciscio! Vai, non facciamo tirare! Chiudilo, sciscio, chiudilo! Ecco, ho parlato! Beccate questo! Ah, ciccio, invece di perdere i palloni dovresti perdere qualche chilo! Dai, ragazzi! Vai, vai, vai! Umiliali! No! Peccato! Eccolo! 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 Leo! Messi! 2-0! A Pogba, vai al circo a far giocoliere, scemo! Ragazzi, no, non mi sento molto... Pogba, devi smettere di comprare il puzzone! Guarda che effetti che te fa! Adesso mi sento molto meglio! Olè! Olè! Olè, gol! Gol! Dai, Chicco! Dai! Dai, ragazzi, non perdiamo la concentrazione! Dai, che so dei pippe questi, dai! Forza, ragazzi, dai! E sta qua, passami a me che è il buco, eccolo! Sì, vai! Oh, no! No! Così se fa! Ecco! 2-2! Ma che tesurdi, mi sa che ti sei scordato che all'andata hai perso 4-0! Quattro pappine a casa! Mi dispiace, Pogba, non potevo farvi vincere! Io voglio la rivincita su Zlatan! Oh, guarda che numero! Ecco, ecco, Ciccio, spreca tutto, Ciccio! Quarti di finale in faccia! E quando ne passa?
Belli chicchi, spero che questa puntata vi sia piaciuta, vi ricordo di lasciare un like e commentate qua sotto con chi vincerà sto torneo coatto. Riuscirà Ronaldo Junior a piazzare la rivincita sul sommo Zlatan? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Belli chicchi e alla prossima!